Se frequentate l'università o meno potrebbe essere un riflesso della vostra fede o mancanza della vostra fede e indicare se avete veramente in mente la prossimità della grande tribolazione. Un fatto rimane indiscusso. Il tempo rimasto è ridotto, come disse Paolo, 1 Corinti 7, 29. Se state attualmente frequentando l'università, perché non riflettete in preghiera di smettere e di fare qualcosa di meglio? Ma per noi che siamo desti al significato degli avvenimenti mondiali, alla luce della profezia biblica, ci sono ragioni assai più valide per non mettere al primo posto nella vita una carriera mondana. Potremmo paragonarci a una persona che vede un edificio con un cartello: questa ditta chiude per cessata attività. Andreste a cercare lavoro lì? Naturalmente no. E se lavorassimo per tale ditta, cercheremmo saggiamente lavoro altrove. Ebbene, su tutte le istituzioni di questo mondo è evidente il cartello imminente cessazione delle attività. La fine è vicina. Sì, il mondo passa, ci assicura la Bibbia. Perciò saggiamente non adotteremo come modelli di comportamento i personaggi che ne sono parte integrante. Adesso avete sentito il consiglio. Cosa farete ora? Alcuni giustificano frequentare l'università citando l'esempio di figli di anziani che stanno o hanno frequentato l'università. Noi non possiamo e non vogliamo dirvi cosa fare. Voi e i vostri genitori dovete prendere la decisione. Noi non siamo i signori sulla vostra fede. Comunque, lo schiavo fedele e discreto è responsabile di mettere in guardia contro i pericoli spirituali e di incoraggiare a mettere gli interessi del regno al primo posto. Quindi lo schiavo scoraggia frequentare l'università per un lungo periodo di tempo. Ripetutamente ho sentito di esperienze di individui che stavano per completare gli studi presso un'università quando poi hanno smesso perché hanno preso la verità. Altri individui battezzati hanno rifiutato borse di studio. Voi cosa farete? Quale decisione prenderete? Rifiuterete o meno? Perseguirete l'istruzione universitaria o no? Dovrete rispondere a Geova. Vogliamo lodare tutti coloro nell'uditorio che hanno smesso di frequentare l'università quando sono venuti nella verità e tutti coloro che dopo aver ascoltato questo discorso faranno la stessa cosa. Forse volete ancora giustificare andare all'università. Forse dite, vedi, il fratello tal d'Italia ha frequentato l'università e adesso serve nella congregazione ed è anche pioniere. È vero, può essere che abbia sopravvissuto l'università, si può dire, ma quanto segue è una vera esperienza riguardo un giovane che soffriva di un disturbo compulsivo che gli causava di lavarsi continuamente le mani, persino 100 volte al giorno. Questo disturbo lo scoraggiò così tanto che un giorno decise di suicidarsi. Comprò un fucile, lo puntò alla sua bocca e premette il grilletto. La pallottola però non lo uccise, ma invece forò la parte del cervello che era responsabile per il suo comportamento compulsivo.
sopravvisse e dopo ciò riuscì a vivere una vita normale. Sì, è vero, sopravvisse, ma raccomandereste imitare ciò che fece questo giovane? In modo analogo, alcuni hanno sopravvissuto l'università, ma la raccomandereste ad altri? Invece di perseguire alta educazione, sarebbe bene crescere nella conoscenza di Geova. Per cominciare a conoscere meglio la Bibbia, dobbiamo leggere la Bibbia ogni giorno.